Bella raga, settimana dopo il Cervino e sono cotto. Voglia di sbattermi zero, ma voglia di andare in montagna a fare qualcosa, tanta come al solito. Allora andiamo con Jacopo a cercare un po' di fresco, perché qui c'è un tipo 41 gradi, cioè devastante ragazzi, cioè non se la può più, bisogna invertire la rotta. Allora andiamo a scalare i piani di Bobbio, una vita che non ci andavo. L'ultima volta sono andato con Mike tipo 3 anni fa a fare la Comici Cassin, prima ancora sono andato a farci la Bramani Fasana, la mia prima via, e basta. Tra le cime lì mancava lo Zucco Barbisino. Siamo andati a fare la R2 Monza, che poi abbiamo scoperto aver fatto la R2 direttissima. Cosa cambia? Cambia la linea e il grado. Una era massimo 5B, l'altra è diventata un bel 6A impegnativo. Però ci sta. Siamo saliti ovviamente con la funivia, perché ripeto, sbattimento zero, l'allenamento l'avevo finito, mi devo scaricare. Abbiamo sbagliato l'avvicinamento, perché non bisogna andare nell'anfiteatro dei Campelli, ma invece bisogna girare, per intenderci, dove c'è lo snow park sulla sinistra. Dopo aver superato la falesia dell'era glaciale si è all'attacco della via, segnata con una bella scritta gialla o rossa, non mi ricordo, R2 direttissima contro la parete. Linea praticamente a filo di piombo verticale, che risale in realtà allo zoccolo, alla base dello Zucco Barbisino, non si arriva fino in cima, però ci sta. Friend and nut praticamente inutili, forse abbiamo usato uno 0,4 e un 1 giusto per integrare la chiudatura esistente, perché quando ti trovi uno spit ogni metro, metro e mezzo, e poi non ne trovi uno per 2 metri, dici vabbè dai, buttiamolo dentro giusto per tenere la stessa serie di rinviate. Per il resto portatevi una quindicina di rinvii che dovrebbero essere sufficienti, a meno che non uniate i tiring, allora in quel caso diventa un casino. Devo dire, roccia spettacolare, veramente veramente un bel calcare, tiri sempre verticali se non anche strapiombanti. Zucco Barbisino, Barbisino o Barbisino, quel cazzo che è, R2 Monza. Speriamo in una giornata più calda. Primo e secondo tiro salgono questa parete verticale alla base della cengia su ottime prese. Impossibile da vedere. Non eri qui. Ale. Bella figa, veramente bella. Bello, bello. Quanti due sei A queste qua, c'è circa? Allora, la danno, sì, o 5 C o 6 A. Però ci sta 6 A. Secondo tiro, nello specifico, che parte con un movimento bello dinamico. Che si cattivo subito. Tra lì una bella zona. Dinamico in via, Ale. Sì, che non ho, la mano che non ho qua non è bella. La mano che ho qui non è bella. E poi è tutto strapiombante fino alla cengia, sempre comunque su ottime prese. Si prende tutto qua. Sì, sì, no, qua è giusto. Ah, ma è rinviata, cioè, è chiudata la falesia e noi abbiamo un piccolo da falesia, giusto? Ho visto delle falesie chiudate più lunghe. Ah sì, sì. È chiudata quasi la palestra. Mica che pompata. Era in primi due quelli duri, vero? No, no. Arriva qua. Vai, vai, vai. Ma ti piace sto pezzo? Ma ti diverti? Segue un tiro di raccordo che se le corde non fanno troppo attrito potete unire al precedente, ci state dentro, ne avevamo corde da 60 metri. Jacopo sul difficilissimo tiro di secondo grado. Quanto si lavana qua?
Vedi, sono andato su pianissimo perché ho paura di farti cadere addosso la roba con le corde. Anche lì ce n'è pure uno grosso che si muove. Com'è stato il tiro sotto? Wow, bellissimo. Tra divertente. Cioè, da succare dall'inizio alla fine comunque, eh. Poi sì, eh. Poi mica hai visto alla fine uscire. Uscita scoperta. Che non è durissima, però non è neanche così banale. Che devi spostarti tutto a destra e sì. Poi... Esatto, bello però, divertente quel tiro lì. E che peccato che mancano uno, due, tre tiri e finita. Oh, figo, peccato. Però sono questi due tiri, danno ancora 6A tutti e due. Ah. Poi 5B o 5C l'ultimo. Dopodiché un terzo tiro che segue questa fessura verticale sempre attorno al 6A, con un passaggio di placca abbastanza sketchy. L'amone. L'amone spaziale qua. Proprio galattico. Fotonico. Fotonico, tanta roba, un bel termine. Arriva davanti il castro. Sembra infame sta rimontina. Viene tutto un po' schifo. È un verticale. Che io non vedevo. Mi sale. Grande uomo. Ma che bei tiri sono. Fighissimo questo tiro qua, vero? Poi c'è tutta la parte di fessura. Non scontatissimo tra l'altro. No no, ma poi anche sto pezzo qui, minchia. Io non vedevo, perché un po' in fuori non vedevo. Sì, poi questo pezzo qua è di 2 metri in 2. Quinto tiro, un dietro, sti cazzi. L'hanno gradato solo 6A. Secondo me è qualcosina di più. 6A più, nel senso, non oltre. E ci sta. Un bel dietrone strapiombante con la fessura in mezzo. Provare per credere. Comunque, attivamente chiodato, vale veramente la pena farlo in libera, secondo me. Sosta non bellissimo, però, vabbè, tiene. Sasso, scusa. Mi devo allungare adesso. Che sosta di merda. Dietrino violento del quinto tiro. Veramente violento.
Dagliene duro. Incastra bene la mano sinistra. Ci sono proprio delle costrizioni che va dentro. Qui dove ti ho detto occhio che c'è roba che si muove. No, oh, beh, bello sto dietro, È bellissimo. Sì, è fighissimo. Ma ti sta dentro la mano. Grande. Il primo super dietro. Infine noi abbiamo fatto altri due tiri credendo di arrivare in cima al Barbesino. Quando siamo arrivati alla grossa cengia a metà siamo rimasti delusissimi e siamo scesi con tre doppie lungo la R2 Monza originale. Ok. Zii, recupera! Questa sosta qua è un po' strana. Non arrivi in base. Oddio. Le cose brutte queste. Da qui però fa cagare. La roccia sì. Ah no, va di qui, ecco. No. No, no, sto facendo uno strapiombo. Ma che spettacolo qua su. Grande. Bene. Bella. Bella, bella. Grande. Ali. Non so che vi abbiamo fatto. No, esatto. Non quella qualcosa. Che però. Però è fatta. Esatto, esatto. Bella comunque. Bella. Altrimenti vi consiglio, dopo il quinto tiro, scendete pure in doppia, che va bene così secondo me. Parere mio personale, sbaglierò, amen. In conclusione, ottima via, ci siamo veramente divertiti. Difficoltà ci stanno, perché comunque una via protetta così ci sta a azzardare un attimo. Ambiente molto bello, roccia bella e nulla, provare per credere, tanto con sto caldo sicuramente in questo periodo andrete su a divertirvi. Poi volendo, una volta che scendete, potete fare anche le vie a fianco. Anche per oggi è tutto, io spero che abbiate gradito il video, se così è stato iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei canali social e andate a dare un occhio al sito di DF Sport Specialist che mi sta aiutando nel realizzare questi video. Inoltre vi invito a lasciare un bel like e condividere il video con i vostri amici. E noi ci vediamo alla prossima, la raga!